Io ho una curiosità, Alfredo. Sì, prego. Dove ha seguito poi la partita? Perché so che in tribuna, e qui veniamo alle note negative, perché non è che... In curva, no, in curva, è andato in curva, lo hanno costretto ad andare in curva. Perché su in tribuna, poi cosa è successo? Praticamente c'è stato un problema, perché a Mantova in tribuna non ci stanno comunque delle zone dove puoi stare tranquillo, quindi dovevo andare in mezzo ai tifosi, purtroppo i tifosi erano un po' inviperiti, un po' inferociti e quindi... ci sono state delle situazioni poco gradevoli che mi hanno spinto poi a riscendere giù negli spogliatoi e poi alla fine sono andato a seguire la partita in curva perché era l'unico posto sicuro dove potevo vedere la partita. Ecco. Tra i tifosi del Bari? Tra i tifosi del Bari che continuavano a voler fare le foto, non capivano che l'importanza della partita. Però... perché ormai è diventato un idolo totale, quindi assolutamente, diciamo... assolutamente, comunque è stata una bella esperienza. Mi auguro che in futuro, ecco, non... forte anche di questa esperienza non mi faccia mandare via per motivi futili come quello appunto di superare l'area tecnica. Ma ha fatto qualche coro in curva o no? È stato calmo, sì? No. Gliele hanno fatti? Non è che mi si è trasformato in tifoso, no? Assolutamente. Mister, abbiamo elogiato il free play di Fabrizio Lori. Io ho invocato la telefonata con il presidente del Mantova, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico. No, tra pochissimo lo avremo in collegamento telefonico. Allora, mister, visto che lei si è visto la partita in curva di solito si vivono bene le partite ma non si vede proprio bene, no? Il gioco, giusto? Ma il... Gliela faccio rivedere? Sì, la parte finale, l'ultima mezz'oretta mi sono fatta in curva perché, ripeto, non c'era la possibilità altrimenti di seguire la partita in altre posizioni. Il nostro Stefano Borghi però ha confezionato un bel servizio, le facciamo rivedere la vittoria del suo Bari 2-0 al Martelli contro il Mantova grazie ai gol di Guberti e Parisi. Dopo 4 pareggi consecutivi tornata la vittoria, però quello che più conta è che avete ritrovato la vetta e soprattutto sono 11 partite senza sconfitta per il Bari di Antonio Conte. Al servizio. Al Martelli è il pomeriggio degli opposti. C'è chi sogna e chi è in preda a un incubo. C'è chi si sente defraudato e chi si vanta del ruolo di corsaro principe del campionato. C'è un Bari che concretizza e ritrova vittorie al primo posto e un Mantova che spreca ed è sull'orlo del baratro. Il Bari soffre inizialmente la grande aggressività mantovana. Al 12° l'incursione aerea di Franchini tiene in apprensione Gillet e la sua difesa, che 2 minuti dopo devono però ringraziare enormemente la scarsa incisività aerea di Thomas Locatelli, tornato a vedersi dal primo minuto, e che incredibilmente non gira di testa un pallone più che invitante a 5 metri dalla porta. Il Mantova fiuta le difficoltà pugliesi e al 18° un duetto Locatelli-Caridi produce la prima grande palla gol neutralizzata dall'uscita di Gillet. Conte prova a svegliare i suoi. La conseguenza è il tiro di Riva sul quale Handanovic oppone i pugni. L'argentino è il più attivo nel rabberciato centrocampo ospite, ma il Mantova riprende a far paura, anche con iniziative personali come quella di Sedivec, il cui mancino costringe al tuffo l'estremo belga. I centrocampisti di creazione di somma si muovono bene. Caridi in particolare è ispirato, ma Spinale al 28° non ne approfitta. Gli sprechi mantovani sono sensibili e come da proverbio il Bari alla prima avanzata vera colpisce e sul vantaggio pugliese si scatena un putiferio infernale. Il guardaline Foschetti sbandiera una posizione di fuorigioco di Rivas. La difesa di casa si ferma ma Morganti sconfessa il suo collaboratore perché secondo lui il tocco smarcante è di un giocatore mantovano e permette così a Guberti, in totale libertà, di sbloccare la gara con quello che è il suo terzo gol consecutivo. Per diversi minuti sul campo del Martelli succede di tutto. La panchina del Mantova insorge, ma l'arbitro è irremovibile. Corona se la prende con Conte e un Morganti in difficoltà netta li caccia entrambi. La contesa diventa ingestibile, con Antonio Conte costretto addirittura a lasciare la caldissima tribuna per evitare ulteriori problemi. Il Mantova prova a rifarsi sul campo, ma al 36° l'errore in girata di Franchini a tu per tu con Gillet è imbarazzante e un finale di primo tempo ricco di nervosismo e cartellini porta la beffa definitiva per il Mantova che va al riposo sotto di 2 reti. Nel secondo dei 5 minuti di recupero, Parisi su punizione trova un buco nella barriera virgiliana. Un invito troppo goloso per il suo mancino che infila Handanovic e consente al Bari di andare all'intervallo sopra 2-0 con 2 tiri in porta fatti. Il Mantova tenta orgogliosamente di rientrare. Al quarto della ripresa, Morganti non vede la manata di Esposito su Godias che avrebbe potuto e dovuto portare un calcio di rigore. Il Bari dà però l'impressione di riuscire a controllare con agio. I pugliesi vanno anche in break, soprattutto con Rivas, per continuità e attivismo il migliore dei suoi, che continua però a difettare in fase di finalizzazione.
Per Gillet i pericoli sono relativi. Il più significativo al 66esimo con un tacco velenoso di Sedivec sugli sviluppi di corner sul quale però il portiere barese è reattivo. L'ultimo quarto di partita è un prevedibile alternarsi di contropiede ospiti vanificati come nel caso di Caputo per superficialità e avanzate mantovane che denotano vitalità temperamentale, ma anche difficoltà oggettive nel fare gol per una squadra che non segna da oltre 300 minuti, vede vicinissimo lo spettro della retrocessione e subisce una contestazione rabbiosa che preannuncia tempi durissimi. Dall'altra parte del mondo c'è il Bari, primo a pari merito, imbattuto da 11 partite e capace di vincere anche senza Barreto, anche quando sono più le sofferenze che non le giocate spettacolari. Tutti segnali importanti, tutte caratteristiche da presentare nella grande volata finale.